Ciao a tutti, allora oggi voglio fare con voi la decorazione di questo scheletro, questo teschio che avevo preso 2 settimane fa, se non erro, da Tiger. E praticamente è una decorazione tra quelle di Halloween, e oltre a questo c'era la streghetta più piccolina e la zucca. Però mi piaceva questo perché lo posso decorare in più modi, perché la zucca la fai arancione e finisce lì, però mi piaceva. E come vi ho fatto vedere nel video precedente, avevo preso sempre da Tiger gli acrilici, questi qui di vari colori. Il pennellino non andremo a utilizzare questo qui, perché per fare addirittura i dettagli piccoli, secondo me, è assolutamente impossibile. Ho là tutti i miei vari pennelli più piccoli, più grandi, quindi andremo a utilizzare quelli. Però lo voglio colorare tutto alla fine, perché come vi dicevo nel video precedente, avevo preso anche dei tatuaggi che li volevo mettere appunto nel cranio. Però ero indecisa se lasciarlo così bianco oppure andarlo a colorare. Alla fine ho deciso di colorarlo e lo farò tutto rosa. E visto che qui c'è il rosa, ma assolutamente non basta per colorarlo tutto, ho deciso di utilizzare l'acrilico. Andiamo di fuori nel terrazzo così inizio a spruzzarlo, quindi vi faccio vedere dopo, perché con una mano dopo non riesco, non voglio fare spattaccamenti, quindi vi farò vedere quando l'avrò tutto spruzzato. Ero in dubbio qui per i denti, mi è venuto un attimino il dubbio, l'ho ricoperti, almeno solo la parte dei denti, con dello scotch, quello in carta, che quindi si toglie facilmente, in modo che quelli stanno coperti per scrupolo. Però dopo mi è venuto il dubbio che magari non prende bene il bianco, viene un po' rosino, forse chiaro. Allora, per sicurezza sono andata a coprire così. Quindi vado subito a spruzzare e ci vediamo tra poco. Allora, eccomi qui pronta con il teschio, come vedete tutto bello dipinto di rosa, è venuto molto bene. Eccolo qua, adesso gli togliamo il copridenti. Guardate che bellissimi i denti smaglianti. Dopo qui vado a ritoccare magari i reparti che mi sono rimasti un attimo bianche, comunque molto bene, molto bello così. Quella parte sopra, che magari sono delle parti un po' più grosse, allora queste qui che attorno le volevo fare azzurre, ok, questo qui nero, poi lì dentro c'è un fiore, qui sopra sono indecisa. Allora inizierei col blu a fare questi. Allora, vediamo che pennello usare. Vediamo questo. Numero 4, non so che pennello sia. Spero che si veda. Ho preparato qui la mia boccetta con l'acqua. Spero che venga una cosa carina. Poi, ok, dovrei usare anche un pennello più piccolo, forse. Comunque si va perfettamente a coprire il sotto rosa, quindi non ci sono problemi, anche perché comunque è uno spray acrilico, quindi io, ragazzi, non vedo niente. Ho questa camera dove ancora non ho trovato una lampada. Speravo di trovare qualcosa di carino da Tiger, ma non l'ho trovato. Però mi serve tipo un abat-jour, perché io qui non vedo assolutamente niente. Ecco qui, dai, più o meno.
Dopo sicuramente bisogna che con un pennellino magari più fino vado a rifinire le linee. Ecco qua, come vedete il colore è assolutamente pieno. Benissimo. Poi vediamo se fare altre parti blu o faccio queste due gocce e dopo queste qua vedo, forse un giallo. Andiamo avanti così. Quando sono andata ieri da Tiger, cioè sabato, quindi adesso non so quanto caricherò questa prima parte di video, cercavo se ci fosse un altro scheletro, perché come vedete questo qui l'ho fatto, c'è un pelucchio, questo qui l'ho fatto rosa e volevo farlo anche blu il maschietto, così per accoppiarli, ma non l'ho trovato. Però spero di riuscire ad andare prima della fine del mese, perché questo qui faceva parte della collezione di ottobre di Atema Halloween, diciamo. Quindi però ieri sono andata a quello di Fano e c'era solo rimasta la strega e la strega e la zucca. Invece questo qui l'avevo preso proprio all'inizio e però ne erano rimasti solo due pezzi effettivamente, quindi spero di trovarne un altro. Infatti potevo prenderne già direttamente due, però volevo vedere come usciva. Eccolo qua, voilà. E avevo preso appunto dei tatuaggi per metterli nella testa. Adesso vediamo alla fine insomma come viene e poi insomma valutiamo le varie cose. Adesso me ne servirebbe uno piccolino, questo qui, per fare questi qui. Allora, che colore usare? Usare questo fucsia qui piuttosto che questo. Vado per il fucsia e appunto volevo mettergli nella testa. Spero che dopo bagnandoli, no, sono quei classici tatuaggi con l'acqua, non si tolga insomma la vernice sotto. Vediamo un po', perché questo pennellino è molto secco, però vedete, per fare le cose di precisione piccoline è perfetto. Comunque, fatto queste due parti, penso che dovrò comprare dei pennelli perché sono un po' spennacchiati. Il primo che ho utilizzato andava anche bene, però è adatto più per le parti più grandi. Dopo di queste qua ho paura ad utilizzarlo. Poi volevo, se no pensavo di utilizzare anche il dotter, però non lo so. Poi volevo fare i puntini, questi qui, di questo bel giallo arancio, questo qui. Questo è proprio un arancio, questo è più un color mandarino, molto carino. Ho cercato di togliere un po' di pelucchi, ma ne escono altri, più lo uso più ne escono. Benissimo. Adesso non verrà super preciso, ma tanto mi immaginavo. Cerco di fare il meglio che posso. Penso che questi qui invece sotto, sotto la bocca, li faccio di un altro colore. Vediamo poi dopo se gli ridò un'altra ripassata. Eccolo qui, è troppo carino.
piace tantissimo. E invece quelli sotto li farei. Dunque, se l'azzurro lo voglio utilizzare, ma io li faccio gialli. Faccio giallo. Qui. Avevo pensato anche di colorarli così e poi buttarci sopra i glitter. Adesso poi ci provo subito. Se poi mi ricordo dove li ho messi i glitter. Ok, vediamo un po' subito. Vediamo se si attaccano. Avrei dovuto farlo subito, testona che non sono altro. Volevo dargli appunto in alcuni punti dei punti luce, scusate, una roba del genere che non si vede neanche. Proviamo così. Togliere proprio la vernice. Sai che ho fatto un completo disastro. Niente, se mai questo lo ripulisco. E mi piace questa idea, appunto, di qualche parte farla glitterata, però vedo che non attacca. Quindi niente, adesso lo vado a ripulire con l'acqua e poi lo ridipingo. Adesso stoppo qui il video in questa prima parte e poi ci rivedremo con il proseguo. Spero che questo video vi piaccia e abbiate piacere di fare questo tipo di decorazioni insieme a me. Ciao ciao!